Buonasera a voi e benvenuti a una nuova puntata di Poetando sul Sofà. Ci siamo salutati la scorsa volta con la grande poesia di Vittorio Sereni e oggi riprendiamo il nostro percorso rimanendo nei dintorni di Milano perché proprio questa città nel 1932 diede i Natali a questo straordinario poeta che voglio presentarvi attraverso alcuni suoi versi che subito vado a leggervi. Mai avuto io? Il doppio dei tuoi anni. Ma cosa dico? Certo che li ho avuti, solo che tu non c'eri. Eri, Ehi, vediamo a Padova o forse a Venezia, intenta a qualche tua storia d'irresistibile ventiduenne. E in fondo cosa importa, in base a quale calcolo o magia la ragazza che eri è diventata l'incresciosamente giovane donna che sarai finché vivo. E io, per non perderti, un malato che da vent'anni si ingegna di non morire, non lasciarmi, né ora né prima mi sembra a volte di dire, non so con che cuore e a chi delle due. Avrete capito che il nostro protagonista di oggi è Giovanni Rabboni, nato appunto a Milano nel 1932, in una a Milano che sarà sempre uno dei topi fondamentali all'interno della sua produzione poetica, insieme in qualche modo a quello della morte che percorrerà trasversalmente tutta la scrittura di Giovanni Raboni, una morte che nella prima parte della sua produzione è assimilabile a una lente di ingrandimento con cui meglio mettere a fuoco il mondo e quello che nell'esistenza accade e che invece nell'ultima parte della sua produzione, eh, come in Canzonette mortali del 1986 e ogni terzo pensiero uscito nel 1993 diventa invece una questione personale, una morte esperita eh, direttamente, almeno con pensiero, ma anche mezzo con cui potersi ricongiungere ai propri cari. Ma non voglio parlarvi da sola di Giovanni Raboni, come sempre abbiamo un ospite con cui farlo e questa sera ho il piacere di avere con me Gianni Montieri che subito vado a presentarvi. Gianni Montieri vive a Venezia, è redattore della rivista bilingue The Florence Review ed è coordinatore artistico del Festival dei Matti, scrive tra le altre riviste per Doppio Zero, Minime Moralia, Sosti il Manifesto, in poesia, ha pubblicato per Liberaria ampi margini nel 2022 e le cose imperfette nel 2019. Io voglio subito chiedere a Gianni Montieri di darci la sua testimonianza della poesia di Giovanni Rabboni, in che modo è entrata nel suo scrivere poesia. A te Gianni. Giovanni Rabboni, prima ancora di essere presente in quello che sono come poeta, in quello che scrivo, è presente proprio... Uh, nella persona che sono diventato, diventata, perché Raboni, come ho già raccontato più volte, insieme ad altri poeti come Sereni, Pagliarani, Milo de Angelis, eh, questi tre, però, in seconda battuta è stato il mio modo per conoscere, avvicinarmi alla città di Milano quando ci sono andato ad abitare molti anni fa. Le poesie di Raboni sono state. Inizialmente il mio tutto città. Ecco, se uno dovesse definire la poesia potrebbe dire che la poesia è in grado di spiegare un luogo sicuramente meglio di uno stradario tra le altre cose, se non altro dandoti la possibilità di immaginare quello che è immaginato chi ha scritto. Ora, per come ho imparato io a Milano e per quello che devo a Milano oh, posso dire che Milano non esisterebbe Uh, se non uh, nel modo in cui l'ha raccontata Raboni per me. E Milano è quella Milano, è quella che ho imparato grazie a quelle poesie e siccome io a Milano devo tutto uh, per quello che riguarda la scrittura e poi la persona che sono diventato, perché ci ho vissuto dai 23 anni ai 48, quindi un bel numero di anni. Per questo devo molto a Rabboni. Poi, naturalmente, Rabboni sicuramente entra nella mia scrittura in un certo modo di osservare le cose, forse anche di raccontarlo, ma questo eh, non lo fa da solo. Perché, essendo io soprattutto un grande lettore, prima ancora di che uno scrittore, come diceva, sono fedele. La frase di Roberto Bolagno, leggere è sempre più importante che scrivere, leggo tanto, leggo per lavoro, leggo per passione, e quindi nella mia scrittura per forza di cose entrano tantissimi autori. Di sicuro da buoni per statura, eh, per modo di osservare le cose, per modo di raccontare quella linea sottile che separa la vita dalla morte, entra forse più di altri, e per molte cose a lui sono particolarmente grato. Ecco, Raboni vorrei ringraziarlo, non sono riuscito a farlo di persona per timidezza quando era vivo non ho avuto il coraggio di avvicinarmi e quindi ora faccio video. E adesso ascoltiamo ancora una volta la voce di Giovanni Raboni e facciamolo attraverso quella del nostro ospite, attraverso la voce di Gianni Montieri. Non saprei dire eh, in quale poesia in particolare sia più evidente eh, l'influenza di Rabboni, se ve ne sia una in particolare. Ripensando oggi, eh, rileggendo qualcosa, mi è venuto in mente che forse questa può avere dentro eh, alcuni elementi della, del modo di fare poesia di Rabboni nella capacità di tenere insieme molte cose in pochi versi, di osservare e raccogliere in un qualcosa che assomiglia a un elenco, ma elenco non è una serie di riflessioni, ed è questa. Tutto quello che ti è cucito sul cuore, tutto il metallo, il ferro arrugginito il ricamo irregolare lungo il tessuto del muscolo, tutti i vestiti raccolti in fondo all'armadio, i medicinali scaduti, il cappello che hai regalato a tuo padre, l'inutilità perpetua di un ottavo di coppa italia, i quattro quarti musicali che non hai mai capito, il tempo tolto all'amico perduto, l'amore, questa parola e non un'altra, salvo Già salvato, ancora da salvare. Come tradizione di Poetando sul Sofà, ormai lo sapete, vediamo il passaggio diretto di testimone da generazione a generazione della grande poesia, e quindi invito Gianni Montieri a leggerci un suo testo che in qualche modo ci dia testimonianza proprio di questo passaggio. Mi piacerebbe leggere di Raboni due poesie molto breve tratte da barrumi di storia. È l'ultimo suo libro uscito con lui in vita, Barumi di Storia Mondadori, ora naturalmente sono raccolte in tutte le poesie, pubblicato poi qualche anno fa da Einaudi, e sono queste: E per tutto il tempo, per quello che in tutto questo ho sprecato o frainteso, per l'amore preso e non dato, avuto e non ridato, nella mia ingloriosa carriera di marito, di padre e di fratello, ci sarà giustizia là? Un altro appello? Niente più primavera, mi viene da pensare. Se allo sperpero non ci fosse rimedio, se morire fosse dolce soltanto per chi muore. E poi quest'altra si farà una gran fatica. Qualcuno direbbe che si muore a quel punto ogni cosa che poteva succedere sarà successa e noi davanti agli occhi non avremo che la calma distesa del passato, da ripassare senza fretta, fermando ogni tanto l'immagine, tornando un po indietro ogni tanto, per capire meglio qualcosa, per assaporare un volto, un vestito, sì, tutto in bianco e nero, se Dio vuole. E tutto, anche le foglie che crescono, anche i figli che nascono, tutto finalmente senza futuro. Ringrazio Gianni Montieri per essere stato con noi questa sera e per averci raccontato il suo Giovanni Rabboni. Io non posso che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con me anche questa sera e ovviamente darvi appuntamento alla prossima puntata di Poetando sul Sofà.